Parla di questa ipotesi, chiamiamola Austria, di un lockdown solo per i non vaccinati. Lei cosa ne pensa? Ma in realtà questa proposta è viceversa, noi non diciamo di chiudere per i non vaccinati, diciamo che se si dovesse arrivare alle chiusure perché i numeri dicono che dobbiamo passare di zona, a quel punto parliamo di maggiori aperture per i vaccinati, che è sostanzialmente differente, quindi noi in caso di aggravamento della situazione e di chiusure obbligatorie chiediamo che per i vaccinati queste non valgono. Ben ritrovati su Una Mela al Giorno, il programma di Cusano Italia TV dedicato alla salute, alla sanità e al benessere sul 264 del digitale terrestre, la nostra copertina dedicata, l'avete visto, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al famoso modello Austria su cui si sta discutendo, un lockdown per i non vaccinati. Non tutti i partiti naturalmente sono d'accordo, abbiamo visto per esempio il leader italiano le aveva Matteo Renzi esprimersi naturalmente a favore per una quarantena per i non vaccinati, ma insomma invece il governatore del Veneto Luca Zaia per esempio non è d'accordo. Intanto però notizia appunto recente, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano potrebbero essere le prime regioni a uscire dalla zona bianca perché si sta notando un aumento esponenziale dei contagi. Questo per quanto riguarda la nostra copertina naturalmente dedicata alle principali notizie di attualità. Ma ci sono tantissimi altri argomenti da affrontare oggi, si sta riflettendo anche in vista della legge di bilancio su quale futuro naturalmente per esempio per le RSA. Vi ricorderete che le RSA sono state profondamente colpite da questa pandemia, gli anziani sono stati i primi purtroppo a essere coinvolti fin da subito dalle ondate di Covid-19 ed è però giunto il momento di ripensare naturalmente le RSA. Quindi oggi ci concentriamo su questo, lo facciamo con il dottor Sebastiano Capurso, presidente nazionale ANAST, dell'Associazione Nazionale, lo ricordiamo, delle strutture territoriali e per la terza età, è qui in collegamento Skype con noi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'opportunità. Buongiorno. In questo periodo di post pandemia abbiamo visto un articolo che ha pubblicato anche su Quotidiano Sanità. Quale futuro propone appunto per le RSA? In che modo bisogna ripensarle? Beh, le RSA abbiamo visto che sono state fortemente coinvolte nella gestione della pandemia e sono state molto spesso messe un po' sotto accusa per il fatto del loro isolamento e dell'isolamento che diciamo le aveva coinvolte durante questo periodo. Ora, quello che noi proponiamo su questo è di modificare questo modello, nel senso di utilizzare le RSA come presidi territoriali aperti, quindi rivolti alla interezza del territorio, e come punti di riferimento per una serie di attività che si possono sviluppare sul territorio circostante le RSA, e quindi l'assistenza domiciliare degli anziani parzialmente non autosufficienti nel territorio vicino, come centrali per la telemedicina e la teleassistenza sempre del territorio circostante, come punti di riferimento per i medici di famiglia e per le attività vaccinali, per esempio, o per le attività diagnostiche di base legate alla pandemia, quindi l'esecuzione di tamponi, l'esecuzione di attività diagnostiche di base e con tutta una serie di altri servizi rivolti al territorio per potenziare finalmente questa assistenza territoriale di cui tanto stiamo parlando. Lei lo ha ben spiegato naturalmente nell'articolo che prego al tecnico Matteo naturalmente di mostrare, pubblicato su Quotidiano Sanità, si punta a una riforma di quella dell'assistenza praticamente territoriale naturalmente, anche però in vista di quella che purtroppo è un problema atavico che ci portiamo dietro, la crisi del personale. Ecco, in questa fase di pandemia, dottor Capurso, purtroppo lei me lo confermerà, l'assistenza territoriale è la vera lacuna che c'è stata? Sì, l'assistenza territoriale è stata veramente il punto di caduta di tutta questa situazione.
E quindi su questo dobbiamo intervenire. Purtroppo nella gestione della fase successiva, cioè della riorganizzazione per organizzarsi, per sistemarsi dopo la pandemia, non mi pare che questo si stia facendo, nel senso che anche il provvedimento che sono in corso di discussione, come la stabilizzazione dei precari della sanità, per esempio i 54.000 operatori che si sta cercando di stabilizzare perché ritenuti, diciamo, indispensabili, provengono dalle attività del territorio. Quindi se noi li spostiamo per il potenziamento e il rafforzamento delle strutture ospedaliere o delle strutture organizzative per combattere la pandemia, li abbiamo di fatto tolti dall'RSA e li abbiamo tolti dall'assistenza nel territorio. Quindi è una coperta corta e abbiamo semplicemente spostato da una zona all'altra, andando ulteriormente ad indebolire quella che è la capacità operativa dell'RSA, delle strutture territoriali. Quindi non può essere una soluzione. Se poi a questo aggiungiamo che le altre soluzioni previste anche nel PNRR sono quelle del potenziamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare, per la quale servono ulteriori operatori nella misura di decine di migliaia, francamente stiamo proponendo una soluzione che non è percorribile. Quindi dobbiamo su questo riflettere e magari indirizzarci a potenziare quelle strutture che avrebbero bisogno di poco per essere veramente nuovamente riportate all'efficienza per la quale erano state progettate, piuttosto che pensare a fare cose completamente nuove per le quali non abbiamo poi la struttura organizzativa e soprattutto non abbiamo le persone, gli operatori professionali qualificati per farli funzionare. Dottor Capurso, sentiamo a questo proposito le ultime dichiarazioni che ha rilasciato il Ministro della Salute Roberto Speranza proprio sulla questione delle riforme e anche delle risorse. Sentiamo. Le risorse sono condizione necessaria, ma da sole non sono sufficienti. Insieme alle risorse dovremo mettere in campo le riforme. E fare le riforme significa analizzare fino in fondo quello che è il nostro Servizio Sanitario Nazionale, salvaguardare i principi essenziali che lo hanno ispirato. La mia opinione chiaramente è che l'idea di universalità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, l'idea di un Servizio Sanitario Nazionale che cura tutti, il modello, diciamo, europeo, il modello italiano, è un modello che noi vogliamo difendere con ogni energia e non mettere in alcun modo in discussione, ma dentro questo modello di fondo dobbiamo provare a mettere mano a ciò che ha funzionato per non migliorarlo e soprattutto dobbiamo rendere più forte ciò che non ha funzionato in maniera sufficiente. Dottor Capurso, dalle parole del Ministro della Salute Roberto Speranza, mi pare di capire che le risorse, insomma, non bastano, nel senso che ci vuole una vera e propria riforma, non solo quindi avere delle risorse nelle PNRR, ma serve una riforma. E questo glielo chiedo anche in riferimento all'RSA. Per potenziare l'RSA, per ottimizzare l'impiego di quelle che sono naturalmente tutto il comparto professionale, no? Serve una riforma. Sì, serve una riforma e questo noi ne siamo perfettamente consapevoli, lo stiamo chiedendo da anni. Una riforma che però tenga conto delle priorità e quindi della necessità che noi abbiamo di fronte di assistere prioritariamente gli anziani meno autosufficienti e quindi quelli che hanno necessità, obbligo di stare in una struttura residenziale. E man mano ampliare questa fascia di assistiti o quella fascia che ha, diciamo, la risposta ai bisogni di tutti gli altri che sono meno compromessi e quindi man mano andare sull'assistenza semiresidenziale, sull'assistenza domiciliare. Pensare che queste situazioni di risposta assistenziale siano alternative, cioè che si possano sostituire una con l'altra, è un errore gravissimo, cioè i pazienti hanno una loro risposta in relazione alla gravità della loro condizione di bisogno, di non autosufficienza. Non è possibile pensare per utenti gravemente non autosufficienti ad un'assistenza domiciliare. In questo caso, se questa può essere la scelta, dobbiamo sapere che questa scelta è molto più costosa e soprattutto è molto più difficile perché non c'è il personale infermieristico, il personale tecnico per poter fare l'assistenza a domicilio. L'assistenza a domicilio assorbe molte più risorse umane, professionali dell'assistenza residenziale, evidentemente. E quindi in una fase come questa di carenza del personale, pensare a questo grande ampliamento è una cosa che
abbastanza aleatoria. Aggiungo che la riforma che si sta studiando deve tener conto anche di un altro fatto, e cioè del maggior peso assistenziale degli anziani che sono oggi ospiti dell'RSA. Sono anziani molto più compromessi di quanto non fossero quelli che avevamo ospiti 20 anni fa. Sono anziani con esigenze di cura, sono malati più che anziani che hanno problematiche, sono anziani malati che hanno bisogno quindi di un'assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tecnica, eccetera, molto importante, e quindi non è possibile affrontarla con le metodologie assistenziali di 20 anni fa quando sono state le RSA. Quindi su questo c'è da fare la riforma, cioè sul potenziamento dell'RSA, dando alle RSA capacità operative maggiori di quelle che oggi sono previste dai piani assistenziali e sono previste dalla legislazione che c'è su questo settore. E per questo, e per far questo, chiaramente servono più risorse, perché servono più operatori professionali, più qualificazione, più formazione specifica, anche per far fronte a problematiche come quelle della pandemia. Quindi questo è un aspetto importantissimo che deve essere considerato. No, mi fa pensare anche quando ha parlato di una struttura sanitaria del territorio che sia aperta e flessibile, mi fa proprio pensare a tutte quelle persone, a tutti quegli anziani che magari attendevano un'assistenza domiciliare e per esempio non l'hanno potuta avere proprio per carenza di personale. Il problema è che a causa del Covid non si potevano neanche recare in pronto soccorso. Qui ci sono dei servizi che continuano a mancare, che magari in altri paesi invece del mondo funzionano alla grande. Stiamo parlando della telemedicina, stiamo parlando, ripeto, l'assistenza domiciliare che dovrebbe essere fatta, però come dice lei serve naturalmente il personale. Le chiedo a questo punto se è stato in qualche modo affrontato, aperto un tavolo su queste questioni nel PNRR. Beh, noi lo abbiamo proposto, ci siamo proposti attraverso una serie di iniziative come interlocutori anche per discutere della telemedicina e di quello che può essere l'intervento della telemedicina, la quale ha un suo campo di azione, ma su questo non è che possiamo pensare che con la telemedicina noi risolviamo il problema della carenza drammatica di centinaia di migliaia di unità di personale infermieristico, certo, che c'è in questo paese. Dopodiché, su questi argomenti, quindi sull'aumento dei posti nelle scuole di formazione, nelle scuole universitarie infermieristiche, sull'aumento delle scuole regionali per gli OS, sull'OS con la terza S, cioè l'OS sociosanitario specializzato, su tutta una serie di argomenti noi abbiamo chiesto di essere sentiti, abbiamo fatto delle proposte, c'è stato anche un pronunciamento fatto dalle associazioni riunite, quindi da un'interassociativa che ha fatto un documento importante che abbiamo mandato al ministro e sul quale abbiamo chiesto un confronto. Al momento non abbiamo risposte concrete ed effettive. Di tutto questo si discute un po' senza i gestori e senza quelli che forse hanno l'esperienza più diretta di questo settore, se ne discute, diciamo, a livello più politico e ideologico che non tecnico sanitario. Questo ci preoccupa abbastanza. Manca, in poche parole, il confronto che speriamo, insomma, naturalmente avvenga. Lei ha citato una carenza di personale tra gli OS, soprattutto personale infermieristico. C'è anche da dire, questo l'abbiamo affrontato altre volte, proprio su Una Mela al Giorno, che purtroppo c'è sempre meno interesse in queste professioni anche. Glielo dico, lo sa perché? Perché purtroppo c'è una condizione di precarietà senza precedenti. Quindi molti giovani, per esempio, come stanno abbandonando magari la passione per l'emergenza-urgenza, no? Anche nelle varie, poi c'è anche il problema naturalmente dell'imbuto formativo, però ecco, stanno abbandonando piano piano anche la passione in altre professioni come gli OS, come appunto gli infermieri, proprio perché vivono costantemente in una condizione di precarietà. Sì, diciamo che la condizione di precarietà è una condizione che è temporanea. Io direi che soprattutto, oltre all'imbuto formativo che c'è, il problema dell'emergenza-urgenza è che è un settore estremamente stressante, estremamente faticoso da vivere, e quindi un lavoro estremamente pesante che avrebbe bisogno di un riconoscimento diverso. Questa è una delle motivazioni per la quale i nostri medici dell'emergenza vanno all'estero, perché effettivamente gli stipendi che noi possiamo garantire negli ospedali italiani e nelle strutture di emergenza urgenza, anche nell'emergenza territoriale, sono stipendi che francamente quasi direi indecorosi per quel tipo di attività che è veramente molto faticosa.
E questo è un'altra delle ragioni. E poi perché a questo si aggiunga il fatto che la condizione di lavoro non viene fortemente e degnamente riconosciuta, e quindi dopo aver fatto le grandi feste, i grandi eroi, sostanzialmente tutto questo viene dimenticato e poi si ritorna alla situazione precedente, insomma, in cui le strutture sono con attrezzature limitate, i turni di lavoro sono massacranti. La fatica si somma allo stress di un lavoro che ti mette in condizioni continuamente di confrontarti con la vita e la morte, e sostanzialmente, vi dico francamente, dopo averlo fatto per 25 anni, il medico o l'infermiere dell'emergenza è un lavoro francamente molto stressante e molto faticoso, e soprattutto necessita di una dedizione che forse è difficile da trovare, stante queste condizioni generali di considerazione da parte anche dell'opinione pubblica e da parte degli enti politici e delle istituzioni. Dottor Capurso, il lavoro è stressante anche all'interno, bisogna ricordarlo, dell'RSA, dove naturalmente non è un lavoro facile, ci vuole naturalmente passione, e anche gli anziani che sono all'interno dell'RSA devono essere trattati naturalmente con dignità. Non sempre purtroppo questo, insomma, avviene, è importante ricordarlo, ma soprattutto è necessario che di nuovo l'RSA torni ad essere una priorità anche nell'agenda politica. Voglio mostrare un video, una testimonianza importante degli anziani all'interno dell'RSA che voi avete, insomma, raccolto. Lo voglio mostrare ancora una volta perché è importante per dare naturalmente anche valore a quello che viene fatto ogni giorno. Guardate. Si sta troppo bene. Venite Mazzuolto, bella vista, è un posto bellissimo, un'aria magnifica. Sto veramente in amore qua. Allora, io, siccome soffro di gambe, non so, ho un po' di difficoltà, di dolore alle gambe, e mi sono ricoverata in questa struttura. Mi trovo bene, molto bene. Mi provo benissimo, come se fosse a casa mia. Sta? Benissimo, qui stiamo benissimo, ci trattano benissimo, non ci manca niente. Sono testimonianze importanti di quanto sia fondamentale appunto andare a investire naturalmente su queste residenze e affinché naturalmente ritornino tra le priorità, come ho detto prima, di quella che è la roadmap, no, del governo. Sa, sicuramente ne avrà sentito parlare, dottor Capurso. Pochi giorni fa diciamo, una foto pubblicata da un OSS, un infermiere, non ricordo bene la sua specializzazione, che ha fatto poi, insomma, un video che ha fatto abbastanza scalpore, perché poi è circolato diverse volte, insomma, nei social, dopo che giustamente, insomma, lui stava prestando lavoro, e quasi, non so se l'ha sentita questa notizia, oltretutto dopo che ha cambiato praticamente un anziano, purtroppo ha pubblicato la foto dove, insomma, imitava o simulava, insomma, una sorta di conato, no? Di vomito. Non so se ne ha sentito parlare in questi giorni. No, però diciamo che queste situazioni, il problema è stato sempre quello di garantire la dignità all'interno dell'RSA e di garantire la sicurezza all'interno dell'RSA. Che poi ci siano delle persone o degli operatori poco qualificati o poco attenti è una cosa che certamente non si può escludere. Il problema generale è che noi dobbiamo affrontare è quello che a fronte di anziani, utenti, ospiti sempre più compromessi, noi abbiamo standard assistenziali legati a una situazione vecchia di 20 anni. Quindi il sovraccarico di lavoro e quindi il disagio nel lavoro che soffrono oggi i nostri operatori è in buona parte legato a questa situazione. Quindi noi dobbiamo rivedere parallelamente la situazione degli standard assistenziali, e cioè quanto personale per assistere che tipologia di anziani. Quindi quelli più compromessi che abbiamo oggi, chiaramente serve un'integrazione professionale sia di numero che di qualità. E secondo, che è la logica conseguenza, serve un'integrazione anche economica alle rette che sono ferme da 15 anni. Quindi è chiaro che tutto questo si costruisce con la formazione, si costruisce con il numero degli operatori dedicati,
sono tutte situazioni che hanno un costo e questo costo bisogna trovare il modo di coprirlo e per questo servono le risorse. È questo che noi stiamo dicendo per il PNRR, che prevede risorse per costruire, per ristrutturare, per mettere a norma impianti, per mettere a norma strutture appunto, e non prevede abbastanza risorse invece per il personale, per adeguare gli standard operativi delle strutture. Non ci servono mura, ma ci servono persone. Ci servono persone più qualificate e ci servono più persone per fare l'assistenza a questi malati che sono più gravi. Questo è il messaggio chiaro che deve arrivare. Cioè non facciamo altre mura, mura ne abbiamo a sufficienza. Abbiamo una quantità di strutture ancora non sufficienti in molte regioni, e sicuramente nelle regioni dell'Italia centro-meridionale c'è ancora una grossa carenza nel numero di posti letto necessari, obbligatori direi, per avvicinarsi non alla media dei paesi europei più avanzati, dove noi riteniamo di trovarci, ma almeno per arrivare alla media dei paesi dell'OCSE, che comprendono anche paesi francamente non particolarmente sviluppati. E noi siamo di gran lunga sotto la media europea e sotto la media dell'OCSE di molto, quindi dobbiamo fare più posti letto per RSA, ma di RSA più qualificate e più organizzate, ecco, con più personale e con personale anche più qualificato, piuttosto che fare altre iniziative di ospedali di comunità di cui non si capisce bene la struttura, non si capisce bene l'utilità, oppure di fare altre iniziative nel senso di costruire nuove strutture invece di utilizzare al meglio quelle che già esistono e che già funzionano. No, poi anche per evitare quell'esercizio no abusivo di cui avevamo parlato, insomma, a tempo non sono, no? La creazione poi di residenze abusive che neanche vengono tracciate, no? Certo, questo problema, che è più importante nell'Italia meridionale, ha una sua motivazione, nel senso che se noi non mettiamo a disposizione dei cittadini come istituzioni le necessarie risposte di tipo residenziale alle esigenze di quel territorio, inevitabilmente ci sarà un spostamento su una offerta non strutturata e quindi non su residenze sanitarie assistenziali accreditate con autorizzazione in regola, personale in regola, personale dipendente, personale organizzato, formato, eccetera, ma ci sarà la deviazione su strutture in larga misura abusive, con personale approssimativo, con requisiti strutturali non conformi e quindi con tutta una fascia in cui un'area grigia nella quale è difficile poi intervenire e nella quale poi è difficile impedire che si verifichino situazioni anche a rischio per gli anziani. Per questo dico, bisogna essere consapevoli di questa situazione e coprire questo ritardo enorme che c'è specialmente nelle regioni del sud. Assolutamente. Voglio spostare un attimo l'attenzione e ritornare sulla quarta ondata che stiamo vivendo. Voglio mostrare un altro video, ancora una volta, l'intervista a Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia, che si è espresso invece questa volta sui no Green Pass. Andiamo a sentire. Che cosa si sente di dire oggi per quanto riguarda i vaccini, appunto questi movimenti, ai Novax, ai no Green Pass? Ecco, diciamo, cosa possiamo dire? Che appello può fare? Oggi chiedo di guardare i numeri. In Friuli Venezia Giulia noi abbiamo circa, tra popolazione ovviamente vaccinabile, il 18% di persone che non si sono vaccinate. Peccato che tra le ospedalizzazioni abbiamo il 70% di non vaccinati, quindi chi non si vaccina non si protegge dalla malattia grave e oltretutto rischia di saturare i sistemi sanitari regionali e quindi compromettere anche la risposta sanitaria che si dà a tutte quelle persone che hanno altri tipi di patologie. È importante difendersi e difendere la comunità nella quale si vive. Questo significa anche difendere l'economia e il lavoro del nostro territorio. Dottor Capurso, visto le recenti manifestazioni no Vax che continuano, no Green Pass, e siccome le RSA sono state le prime, naturalmente lo ricordiamo, a essere colpite, le chiedo innanzitutto se come stanno affrontando in tutta Italia, naturalmente, o se vuole parlarmi di una realtà in particolare, la quarta ondata, se stanno comunque reggendo bene, se ci sono insomma dei casi. E poi le chiedo come seconda domanda se effettivamente c'è stata una certa resistenza ad alcuni familiari nell'adozione del Green Pass o nel far vaccinare gli stessi anziani.
Ecco, questa è una domanda molto interessante. Noi recentemente, io ho scritto sia al Ministero che al Comitato Tecnico Scientifico proprio sollevando questo aspetto, e cioè quali considerazioni fare su anziani che, convinti dai propri familiari Novax, hanno deciso di non vaccinarsi, pur essendo ospiti in un RSA, quindi diventando un elemento di debolezza, un elemento critico all'interno di una comunità molto fragile come quella appunto degli anziani in RSA. Sto aspettando una risposta, speriamo che questo aspetto venga esaminato. In generale posso dire che nell'RSA, in quasi tutta Italia, il livello di vaccinazione con terza dose è molto avanzato, quindi su questo siamo abbastanza tranquilli, non ci sono stati focolai importanti in questi ultimi mesi e non sembra al momento che ci siano problemi. D'altro canto, appunto, come dicevo, con la terza dose siamo abbastanza sicuri di poter contenere un'eventuale anche epidemia all'interno delle strutture in termini di sicurezza per i nostri anziani. Il problema dei familiari invece, che dopo una serie di difficoltà si sono abbastanza adeguati, si rendono conto che le limitazioni che noi abbiamo imposto per tanto tempo e che adesso sono state parzialmente rimosse sono dettate esclusivamente dalla volontà di garantire la sicurezza degli ospiti, insomma, che benché vaccinati sono utenti con polipatologie, molto anziani, molto fragili e quindi soggetti a un pericolo comunque nel corso della pandemia, anche perché questa è la stagione invernale, c'è l'influenza che quindi si può presentare, c'è il Covid, per cui le occasioni di avere problemi sono numerose, per cui un'attenzione e il contingentamento delle visite, l'obbligo delle mascherine, del distanziamento, chiaramente viene rigorosamente imposto all'interno dell'RSA. Questo ha creato qualche problema, mi pare che sostanzialmente però questa situazione si sia sostanzialmente risolta, cioè quell'isolamento che avevamo, che era stato denunciato proprio per queste questioni di sicurezza, in questo momento, con tutte le attenzioni possibili, mi pare sia un problema in larga misura superato. Poi con le terze dosi, diciamo, siamo anche abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Breve commento anche in risposta a questa domanda: operatori invece sanitari che si sono rifiutati di fare il vaccino? Operatori sanitari nell'RSA, benché pure di questo si sia discusso, nell'RSA noi abbiamo invece una ottima adesione al programma vaccinale per la terza dose. Nella gran parte delle strutture siamo al 100% dei vaccinabili, quindi questo problema direi proprio non si pone in questo momento. Si pone solo quello che vi dicevo prima, il problema di alcuni anziani che, convinti dai familiari, forse inconsapevoli o comunque io quasi li definirei incoscienti, hanno deciso di non vaccinarsi. E quindi questo li espone a questo rischio, e questo è un problema effettivamente molto serio. Anche se è una popolazione ridottissima, voglio dire, questa è una popolazione ridottissima, inferiore al 5%, però questa popolazione esiste anche nell'RSA di anziani che non vogliono vaccinarsi. Minoritaria, meno male. Io la ringrazio, dottore Sebastiano Capurso, presidente nazionale ANAST, per essere stato ancora una volta con noi su Una Mela al Giorno. Naturalmente ci aggiorneremo anche sulle risposte eventuali da parte del governo su quanto naturalmente avete richiesto. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie Roberto. Un saluto a dottor Sebastiano Capurso, il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per Terza Età. Io vi lascio naturalmente la programmazione di Cusano Italia TV. Ringrazio Matteo Tomasetti per avermi accompagnato come sempre alla regia. Una Mela al Giorno torna prossimamente sempre alle 16.30 in settimana nell'appuntamento pomeridiano, e poi c'è l'appuntamento serale ogni martedì alle 21.30 sul 264 con il mio collega Andrea Lupoli. Vi invito però anche a visitare Tag 24 by Unicusano, perché abbiamo annunciato anche proprio oggi la puntata anticipando il problema naturalmente delle RSA. Grazie e buon proseguimento di serata da Roberta Sias.